is an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Tra pochissimo andremo a sentire quello che è successo. Abbiamo al nostro microfono Sara Crivello della Canottieri Monate, una grande tifoseria. Senti Sara, sono tutti per te. Sara, com'è andata questa tua bella gara? Bene. Pensavi di vincere? No, pensavo, non so, di certo di non salire sul podio. Invece sei andata fortissima. Ma come mai tu hai deciso di fare canottaggio? Perché mi ispirava, perché era uno sport all'aperto e a me mi piace anche la natura, cioè stare all'aperto. Tu sei bravissima oggi vincendo questa medaglia d'oro, c'è una meravigliosa tifoseria, saluto anche il presidente della Canottieri Monate, Loris, tutto lo staff, un bel lavoro. A chi vogliamo dedicare questa bella vittoria? Ai miei allenatori e ai miei amici che mi hanno sempre dato fiducia nei momenti più difficili. Complimenti Sara, forza Monate! Sentite che applausi, questo è un bello spettacolo colorato dalla tifoseria della Canottieri Monate per questa premiazione. A premiare sarà il sindaco di Versace Maurizio Leorando, al terzo posto medaglia di bronzo la Canottieri De Bastiani di Azzera, Giorgia Di Giacomo Andrea. Al secondo posto medaglia d'argento la Canottieri San Giorgio, Gaia Fruit. Saluto anche tutti i genitori e i supporter della San Giorgio, sempre simpaticissimi. Vince il singolo medici femminile la Canottieri Monate, medaglia d'oro a Caramoglia. Una pioggia d'oro sulla Canottieri Monate per la gioia di tutte le stanze. Poi però cominciamo.
riuscito a tenere un passo abbastanza forte finito sul finale e sono riuscita a chiudere. Cosa ti hanno detto prima di uscire? Di tirare più che potevo e di restare composta e di rimanere bene. L'hai fatto? Sì. Gaetano è stata brava? Bravissima. L'allenatore da dietro dice abbastanza. A chi vogliamo dedicare questa vittoria? Vogliamo salutare qualcuno? A tutta la mia canottieri, ma soprattutto a Greta Francesca, perché gliel'avevo promesso. Beh, allora abbiamo mantenuto la promessa, complimenti ancora. Brava, ragazze! Canottaggio Andrea Vitale, al terzo posto medaglia di bronzo la canottieri Morate, Alessandro Calic e Riccardo Novelli. Al secondo posto medaglia d'argento la canottieri Stefano Remo. Guardate che gioia per Alessandro Celli e Tancredi Bartolucci. Vince il W2 maschile alla festa finale, il circolo canottieri Ortigia, Gabriele Giummo, Riccardo Giubizzi. Di finale 7:20 all'IMC al primo anno per il settore femminile. Conoscete, guardateci sul viso. Siamo pronti per la premiazione del 7:20 all'IMC femminile. Eccoci qua con il cerimoniale. Alle ore 13:00 il ritro presso lo stand tecnologico per iniziare a prepararsi per la rappresentativa regionale. La Lombardia alle ore 13:00, gli atleti mi raccomando alle stand tecnologico per prepararsi alle rappresentative regionali. Siamo per la terza classificata.